Zuppa del Demonio è un film tutto costruito con materiale d'archivio proveniente dall'archivio del cinema Impresa di Ivrea, e racconta 70 anni di storia del progresso dell'industrializzazione in Italia, ma non solo, il secolo breve in poche parole. È un bel film, nel senso che era stato fatto con un'intenzione principalmente culturale, intellettuale, se vogliamo, e invece la presentazione a Venezia mi ha rivelato che ha una grande capacità di comunicare un sentimento anche a chi lo guarda. E credo che questo sentimento abbia a che fare con Frankenstein, nel senso che il film è come Frankenstein, cioè qualche cosa, un corpo che è stato costruito assemblando pezzi di altri corpi morti, film dimenticati, e che invece insieme giungono a nuova vita, in qualche maniera risorgono prendendo un altro senso, un altro significato. E come Frankenstein credo faccia due effetti. Uno, terrore, perché la storia di questo progresso, della forza, dell'entusiasmo di questo progresso è davvero demoniaca, e certe volte fa paura. Ci sono sequenze che oggi, lette con la coscienza ambientalista di questi anni, fanno veramente spavento. E però c'è dentro un'ingenuità, una forza, un senso del futuro che comunicano la seconda impressione che pure il mostro Frankenstein fa a tutti quando lo guardi, cioè una grande tenerezza, un senso quasi di innocenza che c'è pure nel mostro, perché alla fine è l'uomo che l'ha inventato, e dentro quel mostro che si agita e che spesso brandisce davvero come degli attrezzi che ti incutono timore, c'è dentro qualche cosa che è una grandissima debolezza, la fragilità della costruzione di tutta la cultura e la civiltà umana. E mi porto dietro questo da Venezia principalmente, questa idea di aver costruito un film Frankenstein, e che questo Frankenstein adesso cammina con le sue gambe nel mondo.